Buonasera e benvenuti a questo video formativo dedicato all'ordine stop entry e all'ordine limite. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta molto in breve. Allora, gli ordini di borsa in linea di principio possono essere distinti in due grandi categorie: da una parte gli ordini a mercato, dall'altra gli ordini condizionati. L'ordine a mercato, come dice la parola stessa, vi permette di essere eseguiti al prezzo in quel momento prevalente sul mercato. Ad esempio, se volete comprare, in base all'immagine della slide, il DAX a 9.812 punti, potete, semplicemente acquistare attraverso l'ordine a mercato. In pratica, con l'ordine a mercato accettate il prezzo che in quel momento il broker vi offre. Al contrario, gli ordini condizionati vi permettono di stabilire una condizione di prezzo a cui essere eseguiti, e ordine limite e ordine stop entry vi permettono di inserire due comandi diversi all'interno della piattaforma Next Generation. Andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo dall'ordine limite. L'ordine limite è anche definito ordine al meglio, è un ordine che vi permette di acquistare a un prezzo più basso o vendere a un prezzo più alto. Viene definito come ordine al meglio perché, in linea teorica, nelle varie contrattazioni che facciamo anche nella vita reale, tendiamo a voler acquistare a un prezzo più basso e a vendere a un prezzo più alto. E l'ordine limite vi permette di dare questa indicazione alla piattaforma. Nell'esempio vedete come, ad esempio, il prezzo di acquisto prevalente era in quel momento di 9.991 punti. Se in quel momento lì, per varie ragioni, considerate quel prezzo troppo alto per acquistare l'indice tedesco, potevate inserire un ordine limite in acquisto a 9.791 punti. Al raggiungimento eventuale di questo livello, la piattaforma Next Generation in automatico avrebbe inserito un ordine di acquisto. Al contrario, l'ordine limite in vendita vi permette di vendere a un prezzo più alto. Vedete come, ad esempio, in questo caso, con un prezzo prevalente di 10.001, abbiamo la possibilità di vendere a 10.202. Vediamo dal punto di vista operativo. Questo è il Dow Jones. Vedete come ho evidenziato due aree, una linea di resistenza e una linea di supporto. L'ordine limite vi permette di vendere a questo prezzo, che ho evidenziato in verde eventualmente, e di comprare al prezzo in rosso, sempre ipotizzando che il prezzo di mercato in quel momento fosse tra queste due linee. Quindi, se volete vendere, inserite un ordine limite in vendita a 19.887 e un ordine limite, oppure un ordine limite di acquisto a 19.841. E questo, diciamo, dal punto di vista operativo, questa tipologia di ordine è particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, riteniate che questi livelli di supporto e di resistenza nel corso del tempo reggeranno. Ad esempio, poteva essere interessante comprare su questo livello in rosso, meglio su questo livello rosso, e rivendere poi a questo prezzo più alto. E l'ordine limite vi permette proprio di applicare questa tipologia di operatività. L'ordine stop entry ha una logica di funzionamento diverso. L'ordine stop entry vi permette di vendere a un prezzo più alto e di acquistare a un prezzo più basso. Quindi state chiedendo alla piattaforma di eseguirvi a un prezzo peggiore rispetto a quello che c'è sul mercato. Ma adesso andremo a vedere la logica che vi può permettere di dare questo ordine alla piattaforma. Come potete vedere anche qui dalle slide che vi ho postato, con un prezzo di vendita di 9.986 punti per l'indice tedesco, avete la possibilità di inserire un ordine stop entry in vendita a un prezzo più basso di 9.786. In modo del tutto analogo, avete la possibilità, con un prezzo prevalente di 10.000 punti, di vendere a 10.201. Andiamo a vedere dal punto di vista operativo perché potremmo desiderare di essere eseguiti a un prezzo peggiore rispetto a quello che in quel momento è prevalente sul mercato. Vedete qui sempre i livelli di supporto e di resistenza. Come sapete, il mercato difficilmente
difficilmente tiene questi livelli, soprattutto perché stiamo parlando di un range piuttosto ristretto per un indice come il Dow Jones. Di conseguenza poteva essere assolutamente interessante inserire o un ordine di stop entry in acquisto sul livello verde, che in questo caso sarebbe stata l'opzione più corretta, oppure vendere a questo prezzo con un ordine stop entry posto 19.841, sempre ipotizzando che il prezzo di mercato fosse in quel momento compreso tra i limiti di 19.887 e di 19.841. Una volta inseriti gli ordini li trovate sotto conto ordini in questo blotter che qui vi apparirà vuoto, ma adesso vi faccio vedere attraverso la slide cosa succede poi nella realtà quando caricate un ordine pendente. Potete avere l'elenco degli ordini pendenti che avete a disposizione e che avete inserito. Eventualmente avete la possibilità di cancellare questi ordini pendenti. Il consiglio è quello di tenere sempre monitorata questa finestra, perché non di rado vengono dimenticati gli ordini pendenti che poi vengono eseguiti anche se le condizioni di prezzo non sono per voi più soddisfacenti. Per darvi un'altra indicazione operativa, vi consiglio magari di utilizzare i pivot point, sapete che è un mio grande cavallo di battaglia, che vi danno dei livelli di supporto e di resistenza statici validi nel corso della giornata e potete utilizzare questi livelli di pivot point per stabilire eventualmente degli stop entry e degli ordini limiti e quindi per poter eventualmente sfruttare delle inversioni di trend oppure delle fasi di rottura del mercato. Io con questo ho concluso e vi auguro una buona serata. Grazie.